Saluto in collegamento da Roma Alfonso Bonafede del Movimento 5 Stelle. Buonasera, Bonafede. Buonasera, buonasera a tutti. Siccome il suo e quello del Movimento 5 Stelle è stato l'intervento più duro, sicuramente, le domando immediatamente, secondo lei si doveva dimettere? Ma ovviamente sì. Sa cos'è incredibile, dottor Paragone? Quello che è incredibile è che in qualsiasi altra democrazia del mondo tutte le forze politiche avrebbero preteso le dimissioni del ministro Cancellieri. È incredibile che in Italia solo il Movimento 5 Stelle abbia preteso le dimissioni e abbia depositato le mozioni di sfiducia. Quando Perché verrà vede. discussa, mi scusi, questa mozione quando verrà discussa? Qualcuno vi ha detto qualcosa? Ancora non lo possiamo sapere, sono state depositate, aspettiamo di sapere la data esatta. Quello che è incredibile è che qui abbiamo la classica vicenda italiana, in cui praticamente alla fine si scopre come al solito che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie non B, non C, sono cittadini di serie Z. Perché vede, i cittadini di serie A sono quelli che hanno il numero di cellulare del ministro Cancellieri. Qui l'immagine che noi abbiamo voluto dare è quella della fila alla posta. Ci sono cittadini che osservano le regole e stanno in fila. Ci sono altri che quelle regole le bypassano e vanno dall'amico direttore. Allora la politica che risposte dà? Quali sono noi da quale parte stiamo? Qui non so se ci siamo resi conto della gravità di quello che è Qual è successo. l'aspetto più grave secondo lei? Ma ce ne sono tantissimi Il in ordine più di grave, il importanza. più grave. Il più grave è che il ministro Cancellieri chiami la compagna di Don Totò Ligresti pregiudicato per tangenti e nel momento in cui la famiglia Ligresti è coinvolta per un buco di 600 milioni di euro circa ai danni di migliaia di piccoli risparmiatori, cosa fa? Non suggerisce la prima cosa che avrebbe dovuto fare un ministro della giustizia, non suggerisce di contattare immediatamente il Ligresti latitante In per dirgli di Svizzera. venire a rispondere qui in Italia alla giustizia italiana. No, assolutamente no. Si pone il problema il ministro di solidarizzare, di dire che non è Allora. giusto, guardi, quella frase non è giusto, è di una gravità incredibile, perché in quel momento non ci sono Rivediamo, né le vediamo la condizioni. frase in cui dice che non è giusto, rivediamola, abbiamo anche la grafica. Sì, No, in modo che lei parli, finisca il discorso. perfetto. Quando dice non è giusto, io vorrei capire, e il ministro non ha chiarito nulla in proposito in Parlamento, vorrei capire cosa non è giusto. Cosa non è giusto di fronte ai migliaia di risparmiatori che sono stati truffati? Allora, Allora vorrei. Bonafede, dopo Sì. arriviamo, dopo arriviamo. Bonafede, arrivo da lei perché lei prima mi parlava del sistema Ligresti, è un sistema chiuso, io di questo vorrei anche parlare, questo è un sistema chiuso, è proprio la sintesi della frase della Cancellieri, conta su di me, cioè non avere problemi, facciamo parte di un giro di amicizia, lei infatti lo rivendica questo network. Assolutamente sì, ed è questo il punto fondamentale, cioè che il ministro della giustizia e il servizio scatta una foto perfetta di quella che è la famiglia Ligresti e i rapporti con la politica. Il nostro ministro della giustizia si mette a disposizione di quella famiglia, vorrei sottolineare, il giorno degli arresti, perché questo è il punto grave in cui non c'è ancora le condizioni, non ci sono ancora le condizioni di salute di Giulia Ligresti, non c'è ancora nulla di tutto quello che è stato posto come alibi di quella che è la realtà. La realtà è che il ministro della giustizia si è messo a disposizione di quella famiglia. Il servizio dimentica solo di dire una cosa, che Don Totò Ligresti è già condannato per tangenti, è già un pregiudicato, in quel momento indagato, ma non solo. A quel punto decide di promettere che si attiverà e dice: guardi, la frase non è giusto, è gravissima, perché quando la signora Fragni gli dice che c'è modo e modo, il ministro dice che non è giusto. E qui il ministro non ha chiarito nulla in Parlamento, perché non si capisce cosa non è giusto. Quella frase mette in dubbio l'operato della magistratura e quella frase in bocca al ministro della giustizia italiano è gravissima. Dopodiché il ministro si attiva. Perché quello, il punto vero
e che poi il ministro si attiva e contatta telefonicamente due vice capi del DAP per sensibilizzarli. E qui è l'altro mistero assolutamente non chiarito, perché non si capisce che cosa doveva sensibilizzare, perché doveva sensibilizzarli. Io ho sentito dire che le procedure erano state rispettate. Benissimo. E allora perché era importante l'intervento della Cancellieri? Perché se le procedure andavano bene? Qui non stiamo parlando di un cittadino che riceve un'ingiustizia dallo Stato, che è stato abbandonato e chiede aiuto. Qui stiamo parlando di una famiglia indagata per uno scandalo economico-finanziario che ha dato 3 milioni e mezzo di euro al figlio del ministro Cancellieri. Allora, un attimo. 3 milioni e mezzo. Carlo diceva... Il conflitto di interessi, mi scusi, solo per dire, il conflitto di interessi è enorme, lo vedono tutti, salvo la Cancelliera, evidentemente, e le forze politiche che continuano a sostenerla. Allora, Bonafede, il ruolo di Napolitano, secondo lei, è un ruolo che a questo punto diventa decisivo, perché non era tanto salvare la Cancellieri, addirittura qualcuno ipotizza delle dimissioni nel giro di da qui a un mese della stessa Cancellieri, perché comunque di questo si sta parlando troppo. Ma Napolitano, cioè la Cancellieri viene salvata per difendere il disegno di Giorgio Napolitano. Ma in realtà in questo momento il disegno è chiaramente di Giorgio Napolitano, ma Giorgio Napolitano è il collante per mantenere in piedi questo governo, che ha come unico obiettivo la propria sopravvivenza, la sopravvivenza di una classe politica che ormai è lontana anni luce dai bisogni, dalle esigenze dei cittadini. Ma questo è chiaro a tutti, cioè nel momento in cui il ministro Cancellieri ottiene questa sorta di fiducia da parte di due forze politiche sulla base di acrobazie allucinanti, perché parliamoci chiaramente, da una parte abbiamo un PDL improvvisamente ringalluzzito che tira fuori l'orgoglio delle pressioni sulla questura di Milano. E dall'altra parte abbiamo un PD che difende adesso la Cancellieri, dice ma non c'è l'illecito, come se si parlasse di illecito, perché qualcuno dovrebbe spiegarmi ma quando è che in Italia ci si dimette? Quando arriva? Qual è la soglia oltre la quale non si può arrivare? Beh, la idem per molto meno si è dimessa. Certo, la verità è che forse perché non era funzionale ad alcunché. Sappiamo tutti che se le intercettazioni riguardassero Silvio Berlusconi, il PD sarebbe lì a stracciarsi le vesti, questo è chiaro a tutti. Ma il problema è che in questo momento tutti fanno delle acrobazie per cercare di ottenere l'unico obiettivo, che è la sopravvivenza di questo governo e di questa classe politica, che da qui a poco verrà spazzata via. In questo momento c'è un grande conflitto di interessi. Il vero conflitto di interessi in Italia Ripeti. È tra il popolo italiano e la classe politica che attualmente è al governo, perché tutto quello che viene fatto fatto per interessi che non sono del popolo italiano. No, voglio aggiungere un'ultima un'ultimissima cosa. La facciamo la prossima volta. Non è classe politica, mi risulta che sia in Parlamento. Non so, sto parlando. Scusi, dottor Pavone, se mi fa finire. Ma precisando lei anche si sente classe politica. Sì. Precisando solamente che sono stato chiaro nel dire che parlo della classe politica al governo. Comunque, al di là di questo che mi sembrava chiarissimo, voglio sgombrare il campo da un equivoco importante sulla questione Cancellieri. Cioè qui il sovraffollamento delle carceri non c'entra nulla. Qui le condizioni di salute della Giulia Ligresti non c'entrano esattamente nulla, perché per una volta in Italia le cose stavano andando come dovevano andare. Cioè in base a quello che dice Caselli e la magistratura, tutto andava come doveva andare. Ma perché in Italia il messaggio deve essere sempre quello che anche quando le cose vanno come devono andare è sempre meglio farla la telefonata al santo oppure, in paradiso? No, sono d'accordo, cioè su questo punto della telefonatina che aiuta sempre in Italia è il punto fondamentale. Diciamo che per mettere tutto a pari potremmo dire che tutte le persone gravemente malate o ammalate che ci sono nelle carceri italiane le possiamo mandare agli arresti domiciliari, perché a questo punto diventa la linea e la Cancellieri dovrebbe fare a questo punto questo. E allora vedere se vale...